vogliamo parlare un momento di che soddisfazioni vi ha date Macario come autore? Beh, moltissime, veramente. Come autori, voi? Veramente moltissime, proprio, perché a parte che era un collaboratore eccezionale in quanto aiutava l'autore. Aveva le intuizioni proprio della sua nascita, potrei dire, di super genio comico, sì. Ecco. E ci ha suggerito, ti ricordi Ciabotto? Ciabotto ci ha suggerito lui quel personaggio, un medico condotto di provincia, e ci ha suggerito lui, come ci ha suggerito anche il personaggio di Pautasso Antonio, esperto di matrimonio. Sono reso conto di chi fosse Macario quando ho lavorato con lui in Macario 1-2 assieme a Corbucci e a Mendola, e quando ho visto quest'uomo che quasi tutti i giorni mi scriveva per raccomandare qualcosa che pensava che io avessi dimenticato. Io ho un pacchi di corrispondenza di Macario, e soprattutto ho capito di lui che non cercava, al di fuori di quello che noi possiamo chiamare qualunquismo, non cercava che l'effetto comico per se stesso. Quando gli proponevamo, per caso, perché andava sul copione, una battuta che aveva dei riferimenti di attualità, magari in senso larvatamente politico, eravamo sicuri che la rifiutasse. Si affidava a quello che era la vis comica dei grandi clown. Ecco. Per me poi come autore ha rappresentato, tecnicamente parlando, la sorpresa, gli stupori, la pausa, qualche rara battuta, ma soprattutto una comicità innata, intensa, inimitabile. Un fenomeno irripetibile, come Govi. Quando scompaiono certe figure è difficile ritrovarle, non si ripropongono più. Per me Macario è stato un maestro, un padre, un amico. Per il teatro un gigante della comicità. È stato uno straordinario artista e credo che passeranno molti e molti anni prima che venga dimenticato. Non sarà mai dimenticato. Finché teatro sarà teatro, tutti ricorderanno Macario.